Bizzarre controlli antidroga nelle scuole da parte dei carabinieri supportati dal nucleo cinofili di Nicolosi. Il Pub Oasi Cristo Re dal Comune le prime somme per regolarizzare il pagamento di una mensilità ottobre 2014, ma occorre l'idoneità del DURC. Calcio salta l'allenamento del pomeriggio per i ritardi nelle spettanze, ma già oggi Granata tornano al lavoro per preparare la finale play-off. Benvenuti a questo appuntamento con il nostro telegiornale. Avete appena sentito i titoli, ma all'interno di questa edizione continueremo a parlare di cronaca. Denunciata infatti una donna in quanto esponeva il contrassegno per disabili del marito morto 7 anni fa. E poi andremo ad Acicatena. Acicatena infatti verso le elezioni. Per la presentazione delle liste dei candidati c'è tempo fino a mercoledì 17 maggio. E poi venerdì la visita del vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni D'Ercole. A questi sarà consegnato un contributo per le popolazioni colpite dal terremoto. Intanto il rettore della Basilica Don Vittorio Rocca lancia un appello. Ma iniziamo dalla prima notizia, infatti, andando a Giarre, dove i carabinieri hanno fatto dei controlli all'interno delle scuole supportati dal nucleo cinofili di Nicolosi. Sentiamo meglio nel servizio. Nuovi controlli antidroga nelle scuole giarresi. Dopo il blitz scattato nei giorni scorsi all'Istituto Tecnico Industriale di Via Macrone al liceo di Via Veneto, questa mattina attorno alle 9.30 i carabinieri supportati dal nucleo cinofili di Nicolosi si sono presentati nuovamente nella sede scolastica del liceo scientifico Leonardo. I militari e i cani antidroga hanno setacciato ogni angolo della scuola, ispezionando non solo le singole classi, ma anche i locali, servizi igienici, palestra, ballatoi, terrazze e spazi esterni. Ieri pomeriggio intanto momenti di tensione si sono vissuti nel centro di accoglienza migranti in via Cusmano, quartiere Regina Pacis, dove carabinieri e polizia locale sono stati impegnati in un servizio di controllo a seguito di una piccola sommossa che si era sviluppata nella struttura. I fatti si sono verificati per strada attorno alle 18 davanti il centro che ospita un centinaio di persone in attesa del rilascio della documentazione da parte della prefettura di Catania. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 per curare un migrante rimasto ferito al volto durante la baruffa. La situazione è stata riportata in breve alla normalità e l'allarme è rientrato. Arrestato a Naci Castello un 48enne catanese, Gaetano Felice, in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato. Il ladro per l'appunto si trovava a Naci Castello ed è stato bloccato dalla notte dai militari in via Cristoforo Colombo a Naci Castello mentre sfrecciava a bordo di una Suzuki SX4 che era stata rubata poco prima ad una giovane donna del luogo. L'autovettura è stata restituita alla proprietaria, mentre l'arrestato, giudicato per direttissima, è stato condotto al carcere di Piazza Lanza a Catania. E continuiamo con la cronaca. Esponeva il contrassegno per disabili del marito morto da 7 anni. È stata denunciata. Esponeva il contrassegno per disabili del marito, che però era già morto da 7 anni. La scoperta è stata fatta da agenti della Polizia Municipale di Acireale durante l'espletamento del proprio servizio di viabilità in occasione della recente Festa dei Fiori. Gli agenti, dopo aver multato e disposto la rimozione della vettura parcheggiata in divieto di sosta, all'arrivo della proprietaria, insospettiti dalla presenza di un contrassegno per disabile esposto in bella mostra sul parabrezza della vettura, provvedevano a farsi consegnare il contrassegno sospetto che presentava delle anomalie. Svolti immediatamente i necessari accertamenti, emergeva infatti che l'utente esponeva una concessione rilasciata al coniuge dal comando di polizia municipale nell'anno 2006, concessione peraltro già scaduta da 6 anni, nel 2011. Ma oltre alla scadenza della concessione, gli agenti appuravano che l'uomo intestatario del contrassegno risultava deceduto nel 2010. Il documento invece, adeguatamente contraffatto,
fatto aveva una scadenza con validità in corso e riportava sul retro le generalità di una persona diversa dal marito. Per questo motivo la donna è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di falso materiale. Questa attività, ha poi spiegato il comandante della Polizia Municipale Antonio Molino, rientra nel contesto dell'attività di contrasto che quotidianamente svolge il personale di questo comando nei confronti del fenomeno di abuso dell'utilizzo del contrassegno per disabili. Garantire i diritti e la mobilità dei soggetti diversamente abili, conclude Molino, rappresenta un segno di civiltà e un dovere prioritario per coloro che sono preposti a tale tutela. E ritorniamo invece a parlare di IPAB Oasi Cristo Re di Acireale. La struttura infatti ha incassato finora una parte della somma annunciata. Il comune attende infatti il rilascio della regolarità del DURC, ma sentiamo meglio nel servizio. Si apre un piccolo barlume sulla questione IPAB Oasi Cristo Re di Acireale. Della somma annunciata la scorsa settimana, quando i dipendenti della struttura sono nuovamente scesi per strada per una nuova protesta, una parte di questi soldi sarà impegnata per corrispondere un acconto ai lavoratori. Precisamente dei 140.000 che erano stati annunciati, 88.000 si trovano nelle casse della struttura e serviranno per pagare un'intera mensilità, ovvero ottobre 2014, agli educatori, mentre un acconto sarà dato ai dipendenti di ruolo. Mancano all'appello dunque 52.000 euro per raggiungere la cifra completa di 140.000 annunciata. Una somma questa che potrebbe arrivare una volta che l'IPAB regolarizzerà il DURC, ovvero il documento unico di regolarità contributiva che da 6 mesi non viene regolarizzato. Appena difatti l'INPS rilascerà l'idoneità in merito a questo documento, il Comune potrà sbloccare questa somma e dunque si potrà pagare la restante somma relativa al mese di ottobre 2014. Questa mattina infatti il ragioniere dell'ente insieme al commissario si sono recati all'INPS. Anche il sindaco Roberto Barbagallo è intervenuto in merito, sostenendo che la somma ricevuta dall'IPAB Oasi Cristo Re di via Madem è solo una parte di quanto dovuto dal comune, ma ciò non dipende dai nostri uffici. Per erogare il resto della somma dovuta, afferma Barbagallo, è necessario acquisire la regolarità contributiva dell'IPAB, che è stata già richiesta dagli uffici comunali allo sportello unico previdenziale, ma che ad oggi non risulta ancora certificata. Si cerca dunque di sistemare una vicenda quanto delicata. I lavoratori, ricordiamo, attendono 33 mensilità. Ci fermiamo per qualche secondo e riprendiamo tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Belle Époque, il piacere della tavola. Cosa vi diamo di più? Dunque, oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza, come la volete, tutti i gusti. La nostra specialità è lo stocco alla messinese o ad insalata. Belle Époque! Eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere. Ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo. Parco giochi per bambini. Parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Two is better, 2 è meglio. Fino al prossimo 16 maggio da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale c'è una straordinaria promozione. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con soli 5 euro, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Two is better, 2 è meglio. È straordinario ed è semplicissimo. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere anche per un tuo occhiale da sole e da vista con soli 5 euro. Vieni a vedere da Marchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Promozione valida fino al 14 maggio 2017. Regolamento interno al punto vendita. Più di 20 anni di esperienza fanno del tortellificio al Mulino il punto di riferimento per la produzione di pasta fresca con oltre 100 articoli. Ed oggi più che mai la qualità al Mulino si fonde con la convenienza.
tortellini e ravioli a 5,99 euro, gnocchi, strozzapreti, orecchiette e tagliatelle a 3,49 euro, maccheroni a 2,49 euro, maccheroni al ferretto a 4,99 euro, lasagne e cannelloni pronti da cucinare a soli 2,99 euro a porzione. Il tortellificio al mulino si trova ad Acireale in via Santissimo Crocifisso 42. Telefono 095 763 3428. Si effettuano forniture per gastronomie, ristoranti, alberghi e comunità. Per la rivoluzione basta un centesimo. Ad Acireale arriva il centesimo, il supermercato dove le offerte sono su tutto e per sempre. Ad Acireale apre il centesimo, il supermercato rivoluzionario. Chi è di scena? Seconda edizione del Festival regionale del teatro scolastico organizzato dal Comune di Acireale. Dall'11 al 28 maggio, tutti i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, presso l'Arena Eden della Villa Belvedere di Acireale alle ore 18. La prima serata di giovedì 11 maggio si svolgerà presso la Sala Pinella Musmeci, ex angolo di Paradiso. La serata finale di domenica 28 maggio si svolgerà in Piazza Duomo alle 19. Chi è di scena? In collaborazione con il Credito Siciliano e l'Unicef. Ingresso gratuito. Riprendiamo il nostro telegiornale andando ad Acicatena. Acicatena va verso le elezioni e c'è tempo fino a mercoledì 17 maggio per la presentazione delle liste dei candidati. Acicatena verso le elezioni, in moto la macchina burocratica guidata dal segretario generale Maria Giovanna Costanza, che ruota attorno al servizio elettorale coordinato da Franco Barbagallo. L'ufficio elettorale informa la cittadinanza che gli uffici per la sottoscrizione delle candidature rimarranno aperti anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, esclusi sabato e domenica. Per la presentazione delle liste dei candidati c'è tempo fino a mercoledì 17 maggio, ultimo giorno utile fino a mezzogiorno. L'11 giugno prossimo, infatti, ben 24.191 elettori catenoti, a fronte dei 23.665 delle passate elezioni, saranno chiamati alle urne nelle 25 sezioni elettorali, dalle 7 sino alle 23, per eleggere il nuovo sindaco e 16 consiglieri comunali, non più 20 come in precedenza. Se il sindaco non dovesse essere eletto al primo turno, nell'ultima domenica di giugno il corpo elettorale tornerà ai seggi per scegliere tra i due candidati più votati in prima battuta. L'eletto presiederà la giunta, lo sconfitto avrà la possibilità di accomodarsi in consiglio se al primo turno dovesse aver superato la soglia del 20% dei voti. Fuori dal palazzo intanto è già febbre alta tra i responsabili delle liste politiche e dei movimenti civici in competizione per la guida del comune. 4 al momento i candidati ufficiali alla poltrona di primo cittadino sono Nello Oliveri, Bartolo Tagliavia, Giovanni Pulvirenti e Francesco Petralia. La Basilica Collegiata a San Sebastiano ospiterà venerdì il Vescovo di Ascoli, alla quale sarà consegnato un contributo per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Abbiamo intanto accolto l'appello del Rettore Don Vittorio Rocca. Un piccolo gesto che può far tanto, specie per chi ha perso in pochi secondi tutto ciò che ha costruito a causa del terremoto. E quanto ha pensato di compiere Don Vittorio Rocca, responsabile della Basilica di San Sebastiano in Acireale, che venerdì consegnerà a Monsignor Giovanni D'Ercole, Vescovo di Ascoli, la somma che sarebbe stata utilizzata per i botti pirotecnici per l'apertura della Cappella di San Sebastiano lo scorso 20 gennaio. Una notizia questa che lo stesso Don Vittorio aveva comunicato durante lo speciale dedicato alla festa di San Sebastiano sulla nostra emittente, apprezzata pienamente dai fedeli. Monsignor D'Ercole sarà dunque accolto da Don Rocca e da quanti prenderanno parte alla conferenza stampa che si terrà nei locali della sagrestia della Basilica di San Sebastiano. Lancia allo stesso tempo un appello a quanti vorranno continuare ad aiutare le popolazioni del centro Italia con un piccolo contributo. Venerdì noi avremo qui di mattina il Vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni D'Ercole, a cui daremo direttamente in mano la cifra che abbiamo messo da parte durante i festeggiamenti di San Sebastiano. Come si ricorderà,
abbiamo rinunciato a sparare i fuochi all'apertura della cappella del 20 gennaio, pensando proprio ad un gesto di attenzione e di solidarietà nei confronti dei terremotati del centro Italia. E il Vescovo di Ascoli sarà proprio qui perché vogliamo che questo gesto sia quanto più trasparente possibile, quindi consegneremo direttamente nelle sue mani la somma che abbiamo raccolto. L'appello è se qualche altra persona volesse contribuire, volesse dare appunto la propria offerta, può farlo entro giovedì, perché appunto venerdì mattina il Vescovo sarà qui e noi daremo questa somma, quindi la nostra più eventuali altre che chi vorrà potrà consegnarla a noi o consegnarla addirittura direttamente al Vescovo venerdì mattina. È bello pensare a chi ha più problemi di noi. Noi già da tempo stiamo mettendo da parte qualcosa per i problemi che abbiamo in Basilica di ristrutturazione, i lavori che dobbiamo fare al tetto, però questo non ci deve rinchiudere nel nostro guscio, pensare soltanto, come si suol dire, ai fatti nostri. Dobbiamo invece sempre di più allargarci e pensare che quello che noi facciamo agli altri, la generosità che mostriamo nei confronti degli altri, certamente ci verrà poi ricompensata. Il Signore non si lascia vincere in generosità. E questo segno di attenzione e di carità lo facciamo proprio nel nome di San Sebastiano. È stato lui il santo della carità, il santo che si è sempre preso cura di chi aveva bisogno. Noi vogliamo così vivere questa vera devozione. Prosegue allo stesso tempo la raccolta fondi per il rifacimento del tetto della Basilica dalle infiltrazioni. Raccolte fino adesso 10.000 euro da donazioni private, dalle varie iniziative realizzate e da quanti hanno contribuito a questa campagna. Si intitola Assalto al cielo il film di Francesco Munzi che domani, giovedì 4 maggio, sarà proiettato al Cinema Margherita dalle ore 18. Il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2016. Al termine della proiezione seguirà un dibattito con Mario Danna, Pino Barbagallo, Marcello Bonaventura, Salvatore La Rosa e i presenti in sala sul movimento del 77 per rileggere quegli anni con il giusto distacco a 40 anni dagli eventi. Correva infatti l'anno 1977, accadevano fatti che sono rimasti nella memoria della città, dall'occupazione del collegio Pennisi alle manifestazioni di piazza, dalle tante sedie circole e con le centinaia di ragazze e ragazzi che si aggregavano intorno ad un'idea, un pensiero di cambiamento, rivoluzione culturale, libertà. In tutta Italia quelli furono anni complessi, anni creativi, anni che andavano dalla follia creativa degli indiani metropolitani all'autonomia operaia, anni di piombo e di fantasia, ma anche anni di contraddizioni e di accelerazioni. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale Saia Mastra e con il patrocinio dell'Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Acireale. Qualche altro secondo di pausa e riprendiamo tra poco con la terza parte del nostro telegiornale. Se devi comprare un regalo e non vuoi il solito candelabro, a 028! Non stiamo dando i numeri, ma un buon consiglio per chi deve fare un regalo d'effetto. Per lui, per lei, ma anche per voi stessi. Complementi d'arredo per la casa, oggettistica particolare per la cucina, regali ricercati, belli e stravaganti. A 028! Non il solito! Vienici a trovare! Siamo in Corso Umberto, ad angolo con Via Mancini e Fabio. Se un regalo è un regalo, sceglilo da noi! Visualizza il tuo obiettivo. Visualizza il tuo obiettivo. Ogni giorno pensi a come migliorarti. Quando hai deciso di iniziare il tuo viaggio, volevi superare ogni prova. Ma solo quando hai cambiato il modo di percepire il tuo mondo, le cose che credevi impossibili sono diventate possibili. Piscine Castiglioni. Le Olimpiadi a casa tua. Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 4441.
Fermata Spoligni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo! Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spoligni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spoligni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Parte del nostro telegiornale. Partono da venerdì gli appuntamenti inerenti all'iniziativa dal titolo Gli scrittori leggono gli scrittori. Ieri intanto la presentazione alla stampa al Palazzo di Città. Finita la festa dei fiori, ad Acireale tornano gli appuntamenti organizzati dall'assessorato alle attività culturali guidato da Antonio Coniglio. Ieri al Palazzo di Città è stata presentata alla stampa l'iniziativa Gli scrittori leggono gli scrittori. La serie di incontri in programma il 5, il 12, il 20, il 26 e il 31 maggio alle ore 18 in antisala consigliare, in cui due scrittori acesi si confronteranno reciprocamente sui libri che hanno scritto. Racconteranno se stessi, il loro modo di intendere la scrittura, quello che hanno affidato alla loro narrazione. Un plauso per l'iniziativa è stato espresso dai consiglieri Mariella Bonanno, Maria Teresa Privitera e Giuseppe Ferlito, che oggi ringraziano l'assessore Coniglio per aver sposato il loro ambizioso progetto di Terra d'Autori, il cui scopo è appunto quello di favorire un incontro-confronto tra gli autori acesi. I consiglieri e l'assessore sono infatti sempre più consapevoli dell'assoluta necessità che la politica torni ad appropriarsi delle proprie risorse, tra cui rientrano anche le risorse umane. La cultura, infatti, lungi dall'essere un bene meramente astratto, ma può diventare un importante motore di sviluppo economico dalla cui accensione dipende il futuro delle nuove generazioni. Lo sport adesso con l'Acireale Calcio, pomeriggio movimentato ieri al Tupparello per la squadra che ha saltato l'allenamento per volere di una parte di questa che ha ricevuto soltanto un acconto sui contributi pattuiti con la nuova società. Senza volere fare nomi, la maggioranza del gruppo ha comunque accettato gli sforzi di Stracuzzi e dei suoi uomini e non avrebbe voluto far saltare l'allenamento del martedì, ma una fetta di giocatori si è opposta, lamentando tardi e presunte mancate promesse. Oggi intanto la squadra torna al lavoro per preparare la delicata finale playoff di domenica contro la Pedara a San Pio, gare in programma alle 16.30 al Tupparello. Granata con il doppio risultato a favore, come contro il Milazzo nell'arco dei 90 minuti più gli eventuali 30 minuti dei supplementari. Chi passa il turno infatti andrà ad affrontare la vincente tra Bitonto e Altamura, le due finaliste del girone dell'eccellenza pugliese.
Ma tornando alla partita di sabato scorso contro il Milazzo, sentiamo le impressioni e le voci del presidente Natale Stracuzzi, raggiunto a fine partita, insieme a lui dell'attaccante Gerlando Contino, autore del gol del momentaneo pareggio a Cese. E abbiamo sofferto tanto, anche perché abbiamo incontrato una squadra all'altezza e è stato un bel incontro. Purtroppo c'è chi vince e c'è chi perde, e noi abbiamo vinto e questa è una grande gioia che sto provando non solo io ma tutti i tifosi. E adesso guardiamo avanti nella speranza e con la volontà di superare anche la prossima gara. È chiaro che dobbiamo lavorare e lottare, e non possiamo dare false promesse. Questa è la squadra ed è una squadra importante. Io credo che questa compagine riuscirà ad ottenere dei risultati importanti. I tifosi sono innamorati della squadra e questo fa tanto, perché è come se fosse il tredicesimo, il dodicesimo ed anche il tredicesimo uomo in campo. Io non sto ad ascoltare questo tipo di argomentazioni e non le voglio neanche trattare, perché noi parliamo solo di calcio e calcio giocato. Poi tutte le polemiche, tutti i rancori, se gli altri ce l'hanno, sono problemi di chi se li porta. Per noi viviamo nella massima tranquillità e trasparenza. Sicuramente è una vittoria importantissima, poi sudata fino all'ultimo minuto, però ci tenevamo tantissimo perché sappiamo che in campionato potevamo fare di più e quindi in questi playoff ce l'abbiamo giocare alla grande per arrivare all'obiettivo. Quindi cercheremo di lavorare in santa pace con questa nuova società e cercheremo di prenderci 3 punti pure domenica per arrivare poi alle fasi nazionali. Previsioni meteo per la giornata di domani. Giornata caratterizzata da un cielo sereno, temperature stabili nei valori minimi 14 gradi e nei valori massimi 22 gradi, venti deboli o moderati, mari calmi. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento ogni giorno alle 13.40, ma seguiteci anche sui nostri social come sulla nostra pagina Facebook e Tenespresso Channel-TG Reporter. Da parte mia, grazie per essere stati con noi.